Eccoci qua, carissimi amici. Intanto vi do un saluto a tutti quanti. E insomma, ero qua in compagnia. Ma scusa un attimo, Oh, l'uomo. Ah, ecco, volevo ben dire l'uomo nero, Insomma. Ciao carissime amiche e ciao carissimi amici del canale del Marvin. Eri qua che guardavi il microfono, mi sembra. Nuovissimo microfono e in dotazione, perché l'altro ormai è andato, distrutto sull'autobus, col filmato del Marvin. Mi senti? Sì, ti sento, stavolta ti sento, perfetto. Dai, Amici, mi batte fortissimo il cuore perché abbiamo qualcosa di strepitoso oggi, qualcosa di veramente raro, rarissimo Marvin, veramente ho i brividi, credimi Marvin, abbiamo un'auto veramente rarissima. Eccoci qua, cari amici, appassionati di vecchie auto, appassionati di auto Fiat, appassionati anche di auto magari dimenticate, ecco. Siamo qua su una Fiat Duna 60, caro Renato, mamma appunto, mia, Marvin, dell'amico Manuel, una Duna appunto 60 prodotta qua nel 1987, la Duna mi sembra che nasceva già nel mercato sudamericano, argentino già dall'85, certo, e poi Marvin. Mi sembra che è stata portata in Europa tra l'87 e il 91. Certo. E siamo qua in presenza del bravissimo Manuel, che, caro Manuel, dici... Come mai ti è venuta l'idea di prendere una? Quella che ripasso il microfono. Ecco qua, La diretta, Marvin. Magari scendi qua, Renato. E ringraziamo di cuore il grandissimo Manuel. Ecco qua. Ci sta facendo un regalo veramente. Bravissimo. Raro. Manuel, dimmi esatto come mai ti è venuta. Ma sì, è una macchina un pochettino un po' rara, sinceramente, dai. Ho detto la prendiamo e vediamo se prenderà un po' di piede. Come diceva Mauro Minetti, che per prendere una Duna ce ne vuole, ma non pensava che prendeva una Duna. Eccoci qua, cari amici, adesso la facciamo vedere per bene. Ecco qua, insomma, questa qua è un 1100. Uh-huh. Ecco qua, la Duna mi sembra è stata prodotta già anche in diverse cilindrate, dal 1300, anche il motore diesel 1600, anche un 1500. E insomma, ci ricorda Marvin il muso delle Fiat Uno. Esatto, ci ricorda un po' la Fiat Uno davanti. Su ecco. Aspetti. Ecco qua. L'altra, l'altra Fiat. È un'auto che mi sembra che ha sui 100, ho visto bene, 190.000 km, una roba del 194, 193 dovrebbe essere. Eccoci qua, caro Renato, insomma, eccola qua, questa Duna che è praticamente completa. È un conservato qua, caro Renato, c'è qualcosina da fare, però insomma... No, no, è tenuta veramente bene, consideratelo... Adesso parliamo 87, sembra ieri, invece sono passati... 35 anni, nell'87 sono partito a militare, caro Renato, e niente, insomma... Te la apro veramente con gusto, Marvin. Eccoci qua, cari amici... Appassionati di auto storiche, appassionati così di queste auto un po' così snobbate, dimenticate. Guarda Marvin, mi tolgo i guanti, posso toccare, guarda, toccare. Bravo Renato. La insomma. Nostra gioventù, il nostro 1987. Dicono che la Duna abbia sostituito la 128, così riportava quello che ho letto qua su Wikipedia. Ecco qua, insomma, Renato. Comunque internamente è una bella berlina spaziosa. Ecco qua, insomma, adesso vi faremo vedere un po'. È veramente un'auto veramente introvabile. Facciamo vedere il retro. Sta diventando veramente rara. Ecco qua, ripeto, una Duna 60 con qualcosina appunto da farci, insomma, comunque è un buon conservato. Qua l'amico Manuel ha detto che ha già trovato il suo fanalino, che questo fanalino verrà sostituito. Ecco qua Manuel, ci naturalmente vorrei ricordare che prima aveva un'altra targa a Torino, poi 2-3 anni dopo. Facciamo vedere il bagagliaio, ricordata. Facciamo vedere, perché comunque è una berlina spaziosa, qua Renato. Molto spaziosa. Cioè, guarda che comunque. Guarda, Martin, non puoi dire che non c'è posto qua dentro. Esatto. Paura è un po' come la Prisma, secondo me. Ecco un qua. Po' più grande, secondo me, questo. Per cui, caro Renato, insomma, buona macchina, insomma, ecco qua, ripeto, magari non avrà avuto questo gran successo, no, per il pubblico, però. Allora. Purtroppo girano tantissime voci su questa Duna e non ho mai capito il motivo, perché credimi Marvin, adesso che la sto toccando con le mie mani, la sto vedendo la macchina, non ho mai capito il motivo perché non è stata amata dai possessori delle Fiat. Vabbè dai, comunque carissimo Manuel, adesso ci fa sentire il suo sound, ecco, appunto c'è sede del motore, ci fa vedere anche il cofano, ecco qua insomma. Guardate qua, Perché secondo me è stato molto, molto esagerato i commenti, perché alla fine è una bella macchina, credo. Senti Marco. Anche silenziosa, insomma. Senti. Bella, insomma.
ecco qua, eh. Insomma, ripeto, bisogna anche... È molto selettivo. Esatto, c'è molta gente, per dirti, contesta, dicono, ah, ma è brutta l'Arna, eppure comunque ha fatto parte comunque dello stesso del nostro appunto parco motoristico, anche quelle auto lì, ecco. Per cui comunque è stato grandissimo e bravissimo quel Manuel ad averla presa e adesso a sistemarla e a tenerla, perché è un'auto veramente... Insomma, auto particolare, insomma, che non le vedo... Poi, secondo me è bella. Eccola qua, ve la faccio vedere anche dall'alto, guardate un po'. Eccola qua. Molto più spaziosa e grande della 1, chiaramente. Eccoci qua, cari amici appassionati, adesso caro Manuel, se ci apri il cofano, così diamo così. Non è profumo di nasta, ma nella diretta. Magari è profumo di benzina. Spegni un attimo così, dai, così. No, tanto fa... che la vedi Marco. Che la vedi buscare Marco. Ha picchiato che magari sei. Sento un po' di rumorini, però dai, va bene. No, senti sound, ma va bene, ok. Vabbè, dai, buono, dai, ottimo. È un buon minimo, dai, anche, dai. Insomma, caro Manuel, insomma, tu la dici, qualche giretto lo farai, o no? Ecco qua, Guardate qua, cari amici, appassionati del canale, appassionati di autofia, saluto l'amico Max, che è un po' il nostro, esatto, la nostra enciclopedia, come saluto anche è Antonio. È una chicca, questa macchina. Saluto Antonio da Salerno, come saluto il bravissimo Dennis e tutti quanti, Saluto il grande Ulisse, fans di Renatone, e un po' tutti gli amici, Massimiliano, il pazzo meccanico da Roma, Sì, che ricordiamo che qua c'era da tirare l'aria, chiaramente. Ecco qua, eh. Che io sono abituato con le storiche, ma anche qua c'era l'aria con questa. Eccoci qua, cari amici, 87. Aprimi qua. Gustatela Marvin, guarda Marvin, guarda. Guarda qua, cari amici, auto molto rara, gustatela Duna Marvin. Anni 87, se del... sono... Duna 60, guardate qua ragazzi, ve lo... Guarda Marvin, sedili originali. Sì, sì, sedili proprio originali, ragazzi, qua, Pure è veramente spazio. Veramente non capisco come la gente dica che. Credimi, Marvin, trovarla in queste condizioni, vai sul cruscotto, non trovarlo rovinato, non trovarlo crepato. Esatto. Con il caldo, con il sole, è rarissimo. È rarissimo, certo, Marvin, certo. Perfetto il cruscotto, Marvin. Secondo me abbiamo visto auto molto più brutte, ecco, della Duna. È una leggenda, dopo quando girano le voci, sai, esatto. Come Marvin. Secondo me le auto moderne sono molto più brutte, Però credimi, le macchine bisogna vederle dal vivo. Provarle e dopo sono rimasto io come è messa questa Duna, è veramente bella. Bella, veramente. Eccoci qua, cari amici. Appunto, fascino degli anni 80. Saluto anche i giovani amici come Lorenzo, Loris, Francesco, appunto, anche un certo, mi sembra, Salvatore, che mi ha detto se lo saluto, appunto, è della campagna, gli piacciono le auto storiche, insomma, la gente qua inizia a chiedermi se saluto, ecco qua gli amici. Ringrazio un po' tutti gli amici che seguono il canale, ringrazio un po'. Appunto anche il pubblico femminile, come Alessia, è una giovane Alessia, una giovane appassionata di auto storiche. Grande Alessia, E poi seguici sempre Alessia. Poi anche Lucia Barberino e Mugello con Elio. Che è una cosa, se mi permettete, spettacolare, tutto questo mondo femminile che segue il canale del Marvin è veramente, ecco qua, fantastico. Questo è il regalo che vi facciamo a voi, guardate che, ecco, interni qua. Guardate che cruscotto, lo accarezzo con le mie mani. Perfetto. Bravissimo. Dopo 35 poi guardate anni. Qua la porta, cioè. 35 anni e non sentirli, perfetto, questo ecco cruscotto. Il cielo fanno sulle porte, c'è il cielo, interno, ragazzi, originale. Direi che abbiamo fatto Marvin. Rara, auto molto rara, Marvin. Bella, bella. Caro Renato, battute finali qua, salutiamo. Fatto il botto, veramente. Ecco qua, Veramente Marvin, hai fatto il botto. Ecco qua, saluta qua il bravissimo Manuel. Vorrei ringraziare il Manuel di cuore perché ci ha fatto fare qua un colpaccia. Grazie a voi che siete venuti come ecco Marvin. Qua, per cui esatto, abbiamo un'altra auto storica. Ci pensi? 35 Io, anni. Guarda che a me la Duna mi è sempre sfuggita, una volta nel Veneto l'ho vista in officina, è partita e poi l'ho beccata quest'estate nel 2021 in demolizione. Caro Marvin, non ce n'è più un giro, non ce ne sono, non ce ne sono più. Ecco qua, ecco, non ce n'è più qua in zona. Ragazzi, Marvin, appassionati di auto storiche, io qua vi saluto perché siamo... fare il discorso, ma no, fare il discorso del Marvin. Ma no, ormai è presto finito, sono mancati 30 secondi qua. Allora. Ecco qua, riprendimi un po', saluto così. Veloce perché ho poco tempo. Fai veloce. E un saluto davanti a questa macchina
del grande Marvin merita. Puoi così, toccarla, puoi amici, gustarla. Siamo qua sulla duna, anche questa nella collezione del Marvin, e ricordatevi sempre che io sono al servizio di tutti, non per una gloria personale, ma per dare piacere agli appassionati di auto storiche. Ragazzi, grazie, vi Marvin, saluto. Grazie. Piano qua. Marvin, che siamo in diretta. Diretta qua. Vai sulla casa. Spettacolo. Ciao a tutti, grazie Manuel. Grazie Manuel, grazie di seguirci. E viva il vintage. E avanti con la duna. In questo caso, viva il 1987. Ciao. Ciao a tutti, spettacolo. Alla prossima.